Namaste, benvenuti o bentornati su questo canale ASMR. Io sono Shanti, o più semplicemente Chiara. E questa vuole essere una breve meditazione. Semplice, concisa, per andare a ritrovare il nostro focus, il nostro centro. Non so se vi capita mai durante la giornata, in un qualsiasi momento, per un qualsiasi motivo, di sprofondare nei vostri pensieri e tutto diventa un marasma di emozioni e sensazioni. Da un piccolo seme nasce un vortice. In tutto questo caos non riusciamo più a distinguere tutto all'improvviso cosa sia vero e cosa sia dettato dal momento. Non riusciamo più a fidarci dei nostri pensieri, delle nostre sensazioni, delle nostre emozioni. Tutto viene inglobato in questo vortice che Piazza Pulita. Nella confusione ci sembra difficile trovare anche solo una piccola cosa a cui aggrapparci per tornare saldi. A me capita di avere questi momenti di pensiero quasi autodistruttivo che cerca di demolire tante piccole parti di me, che nasce da una piccola cosa, da una delusione, a volte un commento. Qualcosa che accende una miccia e che incendia tutto quanto. Forse sai di cosa parlo, o forse no. Ad ogni modo, questo video vuole proprio concederci il tempo per ritornare in noi, per ritrovare un punto saldo, per rimetterci in piedi, per ricentrarci, rivocalizzarci su ciò che siamo, su ciò che facciamo e su ciò che desideriamo davvero. Ovunque tu sia, fai un grande respiro profondo, inspirando dal naso e lasciando che l'aria percorra lo spazio. Portando aria e ossigeno alle cellule. Passando per i polmoni e poi diramandosi in tutto. È arrivato al massimo dell'aria che senti di poter contenere. Butta tutto fuori. In un flusso che
che ripercorre tutto il tuo corpo ed esce dalla bocca. Portando via con sé l'agitazione, l'ansia, l'oppressione. Cerca di prestare la massima attenzione al semplice atto di respirare. Focalizza l'attenzione su come l'aria entra dalle tue narici e sentila mentre crea spazi all'interno della tua cassa toracica, gonfiando la pancia. Riempiendo ogni spazio della sua presenza. E una volta raggiunto il massimo della capienza, lascia che fuoriesca. Buttala fuori. Avverti come il tuo corpo si svuoti lentamente con il fuoriuscire dell'aria. E nell'impercettibile attimo di svuotamento inizi a sentire il seme della calma che si fa strada dentro di te. Mentre ti svuoti delle ansie, delle preoccupazioni, dei malcontenti, mentre togli al vortice di pensieri ossigeno, perché lo stai buttando tutto fuori, la calma, un senso di profonda calma. Il fuoco che arde, il vortice che imperversa nella tua mente, si quietano perché non hanno più ossigeno, non hanno più nutrimento. Ogni respiro, mentre l'aria fuoriesce, tutto si fa sempre più calmo e tu diventi sempre più consapevole. E anche mentre la tempesta imperversa dentro di te, inizia a intravedere il tuo riparo. Le fondamenta del tuo essere, che sono salde e non si sono mai spostate, restano sempre centro di ciò che sei. Ancorati saldamente alle tue fondamenta, al centro del tuo essere. Se ti può aiutare, prova a immaginarti con i piedi piantati su il terreno,
saldo ed eretto, mentre tutto intorno a te si agita un vortice, imperversa la tempesta, ma tu rimani saldo. Mentre respiri in modo calmo e rilassato, e i pensieri che roteano non possono scalfirti, sei riparato e ancorato saldamente al suolo. Esattamente al centro del tuo essere. E ad ogni tuo respiro, la tempesta e il vortice si fanno sempre più calmi, sempre più quieti. Ad ogni tuo respiro togli intensità, e togli potere. E questo può richiedere tutto il tempo necessario, tutti i respiri necessari, affinché tu possa ritrovare il centro dentro di te, affinché tu possa ritrovare il focus e così schermarti dalla tempesta, dal vortice, proteggerti dai pensieri negativi, dalla delusione, dall'amarezza. Ritrovare la calma, ritrovare la serenità. Nient'altro esiste se non il tuo respiro che ti accompagna e ti guida e scandisce il tuo tempo. A volte può essere molto facile perdersi nei propri pensieri, perdersi nelle proprie emozioni e sensazioni. Il trucco sta nel prendersi un istante per ritrovarsi, perché il nostro vero essere non ci abbandona mai. Quando tutto si fa poco chiaro, poco distinguibile, non serve altro che prendersi questo momento per ritrovare il proprio centro, per ritrovare il punto di partenza da cui ricominciare e risalire. Con tutta la calma del mondo e la serenità del mondo, è importante imparare a schermarsi dal vortice dei propri pensieri, che a volte sembrano attaccarci, sembrano voler fare in tanti piccoli pezzi
tante piccole parti di noi. Ma i pensieri non possono scalfirci. Noi rimaniamo ciò che siamo. L'importante è ritrovare. Puoi riavvolgere questo video per tutto il tempo in cui ne avrai bisogno, per concederti il tempo sufficiente per ritrovare il tuo centro, il tuo focus, e ritornare saldo sui tuoi piedi. Io ti mando un grande abbraccio. Ci vediamo presto.